È stato un momento importante quello che si è svolto oggi nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale, perché si è formalizzato il passaggio di proprietà tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Fano, un risultato che il sindaco Massimo Seri ha evidenziato con grande, grande soddisfazione. Direi proprio di sì, perché è un percorso partito nel 2016, il voler entrare in possesso di questo immobile che in qualche modo è legato alla nostra città, è un simbolo della nostra città. È un passaggio che non è fine a se stesso, ma è un passaggio che sta nella valorizzazione di quell'immobile, che rientra all'interno di una visione, di una progettazione molto più ampia di valorizzazione del rapporto della nostra città con la marineria, con la nostra storia, con la nostra cultura, ed è soprattutto anche la fase terminale di un momento di degrado che quell'immobile aveva, anche di sicurezza, perché nel frattempo, nell'attesa anche che si concludesse questo percorso, noi abbiamo avviato già la fase di progettazione, abbiamo già destinato risorse e quindi nello spazio di un paio di mesi siamo pronti proprio per avviare anche la fase dell'avvio della gara per la realizzazione dell'opera. Quindi veramente un risultato straordinario, importante, non scontato, che fa onore alla città, ma soprattutto valorizza ancora di più la città e tutta quell'area che si lega anche, non dimentichiamolo, con la valorizzazione della darsena borghese, con l'ulteriore intervento, con la demolizione del casellino, il nuovo sottopasso e anche col secondo stralcio della riqualificazione del lungomare, quindi rientra in un progetto complessivo e questo stabile da una situazione di degrado tornerà a disposizione e tornerà ad essere fruibile da parte dei cittadini e non solo. Quando l'inaugurazione del nuovo museo? Quello richiederà del tempo, perché è un lavoro importante, lo farà il nuovo sindaco, perché con questo mandato partiranno i lavori o perlomeno si affideranno, poi occorrerà almeno un anno e mezzo per l'ultimazione, però veramente ormai siamo in dirittura d'arrivo, le cose sono certe, ci sono gli affidamenti, ci sono le risorse, c'è il passaggio, quindi tutti gli ingredienti ci sono. È la prima volta che il Comune di Fano acquisisce così un immobile dal demanio. Potremo iniziare i lavori per ristrutturare, rifunzionalizzare l'intero immobile e realizzarci così un polo che diventa centrale per questo quartiere, il quartiere del porto, ristrutturandolo per farlo diventare un museo della marineria e un auditorium del mare. E è un immobile che non può che valorizzare e diventare veramente il fulcro di tutti questi aspetti che verranno così finalmente collegati. Poi c'è anche un lavoro che sta seguendo in prima persona il sindaco con Ferrovie dello Stato, che vedrà anche, diciamo, la possibilità di attraversare a piedi in modo agibile via Nazario Sauro, e quindi a quel punto ci sarà veramente una svolta in questo quartiere, svolta che è attesa da tantissimi anni.